di particolare di giocarci la partita come tutte le altre, cercando di tirar fuori tutta quella fame che potevamo avere dopo l'amara sconfitta di Roma. Quindi abbiamo cercato di prepararla al massimo delle nostre potenzialità, considerando che abbiamo qualità e limiti da smussare. Quindi abbiamo fatto un punto, potevano anche essere tre, però adesso è meglio non pensarci su. Abbiamo fatto un punto, adesso ci prepariamo con calma sia alla partita di Coppa Italia mercoledì che al derby. Però avete dimostrato, giocando in una determinata maniera, di poterci stare con squadre di altissima classifica e anzi, credo che il rammarico per aver visto sfumare una vittoria che probabilmente meritavate nel finale sia alto, vi deve solo essere da sprone per la gara che arriva, che per tutta la piazza conta tantissimo. Sì, questa partita penso che ha dato un segnale importante, nel senso che si è vista una squadra che per 90-100 minuti ha dato tutto quello che aveva e si era giocata contro forse la squadra più in forma del campionato, che ha fatto 5 risultati utili consecutivi e veniva qui a Torino per vincere. Siamo riusciti a fermarla, peccato, però adesso guardiamo avanti. Senti, nella crescita della squadra, questa partita come si colloca? Beh, penso che sia un altro piccolo mattone che mettiamo per centrare il nostro primo obiettivo, che è la salvezza. Adesso, al di là dei punti che magari potremmo aver perso per strada o che abbiamo guadagnato da qualche altra parte, sappiamo che sarà un campionato fin dall'inizio di grande sacrificio, di grande equilibrio, quindi le cose vanno migliorate giorno per giorno. Senti, non ti sei risparmiato nonostante quella diffida che pendeva sulla tua testa, no? In vista del derby? Sì, il fatto della diffida, dell'ammonizione, sono cose che possono capitare, quindi poteva capitare oggi, magari capiterà domenica prossima o capiterà più avanti, non è questo il problema, tanto non è che un singolo può cambiare sorte in una squadra, siamo in 25-30 giocatori tutti pronti per dare il massimo, quindi questo non era un problema. Come sta Glick a proposito? Hai Sinceramente, notizie? Non sai nulla. so che ha messo 2 punti, mi sembra, non lo so. Ma può darsi mi sbaglio, non voglio dirlo. Comunque Comunque sta bene. sta bene, ecco, la cosa importante è che Sta bene, gli incidenti di gioco così ti lasciano sempre un po'. Vi siete confrontati contro, dicevi prima, una delle squadre più in forma del campionato. C'è qualcosa che ti ha colpito di questa Fiorentina? Beh, l'organizzazione, la tranquillità di palleggio, anche se per me abbiamo fatto, come ripeto, abbiamo fatto una grande partita e penso che li abbiamo limitati di molto. Poi, peccato, avevamo un pizzico di fortuna in più che magari ci è mancata nelle partite, soprattutto in casa, potevamo prendere più punti, però guardiamo avanti, adesso c'è una partita di Coppa Italia e Italia. Adesso poi sabato c'è il derby, quindi dovrete riprendere una prestazione dello stesso identico livello di quella che avete fatto con la Fiorentina per contrastare la prima del campionato. Al di là che comunque è una partita sentita, perché il derby di Torino penso che tutti lo vogliano giocare, però la prestazione ci deve essere sempre, al di là se è un derby, se è una rivalità storica. Quindi già oggi penso abbiamo dato un segnale importante, quindi adesso con calma ci riposiamo e prepariamo il derby.